E buongiorno mondo, facciamo una bella colazione in camper e poi decidiamo cosa fare, se rimanere qui a Pizzighettone o spostarci subito nei borghi dei colli piacentini. Ma prima di tutto il pasto più importante, la colazione. Aggiornamento. Allora, partiamo dall'aggiornamento meteo. È una giornata bella di sole, ma con un vento fresco fresco, infatti siamo ancora con le giacchettine. Stiamo andando in centro, Pizzighettone, non più a calici tra le mura, ma a prenderci giusto un caffè, perché abbiamo deciso di ripartire quasi subito e spostarci a Castel d'Arquato, che deve essere un bel borgo da visitare, con la rocca, il castello, il museo. Chilometri da qua, tutta di strade statali, ripartiamo e non andiamo a bere altro vino perché sennò dobbiamo ancora smaltire e passatempo, quindi caffè, passeggiata in centro, salutiamo Pizzighettone con le sue mura, bello che ci ha accolto molto bene e ripartiamo, a dopo, ciao! Siamo arrivati a Castel d'Arquato e come potete vedere ha cominciato a piovere. Abbiamo parcheggiato il camper nel parcheggio segnalato, però c'è una manifestazione, come potete vedere anche qua ci sono i divieti di sosta e anche dove abbiamo messo il camper stanotte in teoria non possiamo dormire e quindi lo sposteremo. Vediamo se c'è un altro parcheggio segnalato per i camper. L'abbiamo visto ma non abbiamo visto dov'è, quindi abbiamo visto solo i cartelli. Perciò adesso facciamo una passeggiata sotto la pioggia, cerchiamo un posto dove fare un aperitivo e poi valutiamo e poi speriamo che smetta di piovere. Lo sapete che siamo gente di panza, quindi da un aperitivo si è trasformato in un pranzo al ristorante e con menù fisso 14 euro, quindi forse meno del costo di un aperitivo che avremmo fatto. Vediamo, vi faccio sapere, mangiamo sempre. Ma almeno magari nel frattempo smette di piovere. Buon appetito. Ecco, adesso comparirà qua una scritta gigante con scritto disclaimer. Perché? Perché adesso ve lo spiego. Vi ricordate che poco fa vi ho detto che avremmo dovuto spostare il camper dal parcheggio molto comodo vicino al centro per qualche sorta di manifestazione? Noi pensavamo un mercato perché domani è sabato, non lo so, quindi c'era un divieto di sosta per mezzi grandi, furgoni, camper. Quindi noi abbiamo appena spostato il camper, l'abbiamo messo, forse sì, è là dietro, nel parcheggio segnalato per i camper con dei cartelli provvisori, quindi non quello ufficiale di Castel d'Arquato. Poi, girando per il paese, abbiamo scoperto che domani ci sarà Monte Rosso Festival, ovvero un festival del vino, di quelli con calice, taschetta, praticamente identico a quello dove siamo andati ieri a, com'era, Pizzighettone. Però in quello di Pizzighettone ci siamo andati apposta, sapendolo. Qui siamo venuti per visitare il borgo di Castel d'Arquato, non sapendo di questo festival. Quindi questo è appunto il disclaimer per dire, non siamo noi che seguiamo le feste, sono le feste che seguono noi. Quindi fatto sta che adesso abbiamo parcheggiato, siamo stati lì un'oretta nel camper perché stava diluviando, adesso ha smesso, ma il cielo, come dice la Simo, è ancora plumbeo e abbiamo l'ombrello negli zaini. Andiamo a farci un giro.
dai, arrivo a casa di qualcuno, c'è una macchina. Vai tu, va. Vai, ti riprendo io. Vai, vai. Cosa c'è? Vieni che è bellissimo. Non è vero? Bellissimo. Ti odio. Che succede? È bellissimo. Ti saresti persa questo panorama, guarda qua. Siamo riusciti a visitare solo la collegiata di Santa Maria Assunta, che è questa qui alle nostre spalle, mentre il museo della collegiata stava chiudendo, quindi andremo a vederlo domattina, e anche la rocca di Scontea, anche quella chiusa, e quindi visiteremo tutto domani, oggi guardiamo tutto dall'esterno. Later. Già, non vi abbiamo più aggiornati, ma dopo la passeggiata in giro per il borgo, abbiamo giusto fatto un aperitivo, ma la temperatura è scesa veramente troppo. Adesso siamo già a letto, abbiamo cenato in camper e stiamo leggendo. La Simo col suo Kindle, non si vede neanche perché è al buio. E basta, leggiamo un po', andiamo a dormire e domani andiamo alla festa di nuovo. Ci dovremmo sacrificare a bere dell'altro vino anche domani. Buona giornata, anzi, buonanotte a tutti.